Fiato sul collo da parte della Puglia sulla questione biodigestore a Savignano Irpino. Provincia di Foggia e Comune di Panni vogliono vederci chiaro e si alleano con il fronte del no. Se si dà la disponibilità per un impianto di biodigestione in un'area che ha tutta una serie di vincoli e che è a 100 metri praticamente dai confini con la Puglia, quantomeno bisognerebbe fare dei tavoli per capire di che cosa stiamo parlando tra le due province e tra la regione Puglia e la regione Campania. Da oggi iniziamo a fare i passi seri di mobilitazione nel momento in cui la chiarezza è veramente distante dal far capire già le istituzioni di che cosa si vuole fare, figuriamoci se si vuole spiegare ai cittadini. Parlare di rifiuti di nuovo dopo quello che è trascorso per la realizzazione poi di Pustarza, penso che io non l'avrei mai immaginato. Clima tranquillo al comune di Savignano Irpino, dove incontriamo il sindaco Fabio Della Marra. Parliamo sempre di biodigestore, ma parliamo di impianti di compostaggio, perché insomma questo termine biodigestore sembra utilizzato per spaventare le persone. Un impianto industriale di trasformazione compatibile naturalmente con quello che è lo strumento urbanistico esistente a Savignano Irpino e che ipoteticamente si dovrebbe realizzare in un impianto, in una zona deputata proprio a ricevere un impianto industriale di trasformazione.